Beh, il progetto Leone è uno dei progetti più di 30 che il Fondo Sociale Europeo ha finanziato con un titolo molto chiaro: tutte le abilità al centro, ripartendo solo dalle attitudini, dalle possibilità delle persone, anche le più fragili, come i malati psichiatrici, i disabili, i ragazzi che escono dai circuiti del penale o dal tribunale dei minori. E solo ripartendo dalle loro capacità è possibile fare uno sviluppo di progetto per l'inserimento sul mercato del lavoro. 19 milioni in tutta la Liguria, centinaia di persone che hanno fatto formazione, stage, tirocini, work experience e quindi anche inserimenti a tempo determinato e indeterminato. Un risultato importante sotto il profilo del metodo, perché abbiamo messo insieme con i progetti i servizi sociali, i servizi sociosanitari, i servizi per l'impiego delle province, le aziende, le imprese, e la testimonianza delle aziende è la più importante, perché evidentemente solo attraverso un tessuto comunitario del territorio pronto ad accogliere le istanze dei più deboli è poi possibile fare dei progetti di autonomia. Ci siamo riusciti, il Fondo Sociale Europeo 14-20 è impegnato per il 20%, il totale del fondo è di 354 milioni. Il 20% d'accordo e obbligati, se vogliamo, dalle regole europee è dedicato alle politiche di inclusione. Quindi ci sono le risorse, ci sono le professionalità, dobbiamo avere il coraggio di pensare che tutti i cittadini che sono inseriti in un percorso di cura e di assistenza possano essere messi in grado di andare a lavorare. Questa è la sfida. Oggi abbiamo avuto la prova che può anche essere vinta.